Nessun rischio commissariamento per il comune di Agropoli, i cittadini possono stare tranquilli, risponde così il sindaco Adamo Coppola in merito alla notizia del presunto commissariamento dell'ente comunale. Ma non so, come al solito, se questa notizia è una notizia data per errore o volutamente data, insomma, per dare delle indicazioni sbagliate. Si trattava sostanzialmente di una vicenda vecchia, una vicenda degli anni Ottanta, di un esproprio fatto da parte dell'ente per poter dare la possibilità a dare vita a una cooperativa edilizia. Questa iniziativa di allora purtroppo è cominciato di là un contenzioso tra il comune, insomma, e i proprietari, insomma, del terreno di allora. Questo contenzioso si è portato, come purtroppo per altri casi, è durato tanto tempo. Siamo arrivati a definizione e quindi giustamente la parte ha chiesto il pagamento, insomma, del risarcimento. Purtroppo siamo soccombenti e questo rientra ancora in quei debiti che ancora paghiamo, diciamo, dal passato, però necessariamente dobbiamo farlo. E quindi gli avvocati di parte avevano giustamente chiesto, se non avessimo adempiuto a questi pagamenti, eventualmente il commissario ad acta. Come si fa quando in un ente, in una situazione, non si riesce a risolvere il problema? Si chiede per quell'atto, per quella situazione, il commissario ad acta, che non è il commissariamento dell'ente, che è tutt'altra cosa. Non siamo assolutamente in queste condizioni, ma nonostante questo è venuta fuori questa notizia. Non si tratta di nessun tipo di commissariamento, non c'è neanche il problema del commissario ad acta, perché abbiamo trovato intesa con la parte stabilendo una transazione con un pagamento rateizzato, quindi la questione si è chiusa e quindi con la buona pace, insomma, di chi immagina commissariamento. Non è così, noi andiamo avanti con la nostra azione amministrativa e siamo assolutamente sereni che il lavoro fatto fino ad ora è stato ottimo e proseguiamo in questa direzione.